Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. Vediamo, prima di parlare, vediamo se arriva la notifica. Vediamo un pochetto. Allora, vediamo se arriva la notifica o parliamo a vuoto come la volta scorsa. Vediamo un pochetto. Se c'è qualcuno, ecco qui, la notifica è arrivata. Vediamo se c'è qualcuno in linea con me stasera. Allora, buona domenica a tutti. Faremo, che cosa faremo? Una ricetta dolce insieme, sempre veloce, sempre è arrivata la notifica finalmente. E faremo quindi qualcosa di veloce. Maria, buonasera! Tutto bene? Tutto bene, mettiamo la musica? Adesso mettiamo la musica. Allora, vediamo chi mi saluta stasera. Non c'è nessuno che mi dice un ciao. Eccola qua, Antonella, sei tu presente? Buonasera. Stasera anni 70, anni 80. Ciao Diana, ciao Carmela. Allora, faremo insieme delle delizie di sfoglia al limone. Faremo quindi una crema pasticcera al limone e delle sfoglie che io già ho preparato. Vi faccio vedere adesso come realizziamo la crema. Allora, Teresa, Marinella, Antonietta, Flora, Pinuccia, buonasera a tutti, Nunzia, baciami così, il tuo bacio è come un rock. Allora, mi giro verso di me, accendiamo la lucetta, eh. All'effetto di uno show che perciò canto così. Oh. Allora, ciao Carmela. Allora, prepariamo. Ciao Pietro, buonasera. Prepariamo la nostra crema al limone. Allora, adesso la facciamo insieme. Poi quella raffreddata e messa già in un sacco a posto, già l'ho preparata. Ci non so semplici baci. Allora, nella nostra pentolina andiamo a versare mezzo litro di latte, fate voi quello che voi volete. Ho messo quello scremato, voi se avete quello di riso, latte intero, fate voi, eh. Accendiamo. All'effetto di uno show che perciò canto così. Allora, Vincenzo, Giulia, Lina, Maria, buonasera. Mettiamo una vaneghina. Si sente la musichetta? Dobbiamo alzare un pochetto. Vediamo, vediamo. Una vaneghina dentro. Si sente? Ecco, anche qui fa caldissimo, Mary. Ciao Giovanna, ciao Rosa. Allora, adesso Mario, un pochetto in meno, proprio uno e due punti, altrimenti non riesco a parlare. Nel latte andiamo a mettere un po' di buccia di limone. Mettiamo la parte gialla, eh? E una, poi dopo la le andiamo a togliere. Ecco qua, e lasciamo cuocere un pochetto, riscaldare, non bollire. Si sente, ok, grazie. Allora, a questo punto, nella nostra ciotolina, state troppo lontani, venite vicino a me. Nella nostra ciotolina andiamo a metterci tre tuorli. E facciamo così. Togliamo i bianchi, ci vedete? Sì. E mettiamo i rossi. Ciao Maria! Ciao Anna, ci sei anche tu? Ecco qua, guardate quello che faccio, dopo mi sciacquo anche le mani, ho toccato le uova. Paradiso, tu vivrai. Ecco qua, togliamo l'ultimo. Ciao Annalisa, ci sei anche tu? Mi ripulisco le mani, eh? Eccomi, cosa prepari? Allora andiamo a preparare una crema pasticcera al limone perché faremo delle delizie di sfoglia al limone. Adesso qui andiamo a mettere 200 g di zucchero semolato. Poi aggiungiamo tanta buccia di limone grattugiata nei fori un po' più grandi. E facciamo così. Adele! Facciamo delle delizie di sfoglia al limone, ambresse ambresse, veloci veloci, le possiamo portare in tavola che è una favola. Ecco
le mettiamo in frigo, così resteranno fresche, saranno golose e buone. E anche belle da vedere, perché poi dalla semplicità voi sapete che io le inciucio sempre. E beh, buccia quindi abbondante. E andiamo a mescolare. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. Ecco qua, vedete? E andiamo ad aggiungere un pochetto di latte. Ciao Ermelinda, Teresa, un pochetto pochetto di latte, giusto per sciogliere i tuorli, e continuiamo a lasciar cuocere il latte piano piano. Mescoliamo così e aggiungiamo la farina. Ne andiamo ad aggiungere 3 cucchiai. 1, 2, 3. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. Ciao Rosario. Certo Miki che ti vedo, buonasera, un bacione. Maria Grazia Azzunno, Loretta, Rimini, Simone Di Caldo, pur qua. Guardate come sono andata al mare. Io poi ci vado una volta a settimana. Non ne parliamo. Sono tutta rossa. Vorrei la pelle nera, che poi nera non è in questo momento, è rossa. Allora, abbiamo quindi mescolato, mescolato, aggiungiamo l'altro latte. L'altro latte. Andiamo a mescolare. Mescoliamo. E aggiungiamo il tutto nella pentola dove abbiamo riscaldato il latte. Mi giro e vi faccio vedere. Ecco qua. Ecco perché io vorrei. E andiamo a mescolare. Ecco qua, mescoliamo, eh. Eccomi. Allora, voi siete andati al mare? Qualcuno è andato al mare stamattina? Io mescolo, perché bisogna realizzare la cremina, vero? La crema pasticcera, quindi quando inizierà a sbuffare sarà pronta. Ciao Pina! Allora, avete visto il post? Ciao Nunzio, buonasera. Il post che ho fatto stamattina, ieri ho conosciuto degli amici speciali qui alla casa famiglia di Procida. È stata un'esperienza meravigliosa. Ciao, grazie, anche per me è un piacere vederti, nel senso... sapere che ci sei come presenza, perché voi mi potete vedere ma io no. Ciao Veglia. E quindi ho fatto quest'altra esperienza bellissima, hanno cucinato con me, abbiamo cantato, abbiamo ballato, è stato veramente bello bello bello, e vi ho postato qualche momento, qualche momento. Poi farò un altro incontro sicuramente con loro, realizzeremo il gelato insieme a loro, va bene? Allora, aspettiamo che questa crema si prepari presto presto. Allora, questo è un dolcino che veramente fate in pochissimo tempo. Ciao Rosa, pure perché ma cucini anche con il caldo da cremassa, mamma mia Giuliana, guarda come sto sudando. Sì, cucino sempre. E che stavo dicendo? Stavo dicendo qualcosa, vabbè, mo se mi viene in mente, ho risposto a Giuliana. Tra qualche settimana vado in Sicilia e vado al mare. Benissimo Flora, io sono stata stamattina e mi sono abbrustolita, sono diventata tutta rossa, nonostante la protezione. Allora, stavo dicendo qualcosa, oddio, non mi ricordo, aiutatemi, che stavo dicendo? Ah, questo è un dolcino, stavo dicendo, che voi lo potete preparare anche il giorno prima, perché andate a preparare, prendete una sfoglia, una pasta sfoglia, e realizzate dei cerchietti, dei cerchi, o con un bicchiere, o con un coppa pasta, fate voi, e li cuocete in forno e li bucherellate, però così non gonfieranno, e li lasciate lì, li fate raffreddare. Curioso se con gli altri ballo il rock, con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Devi, stavi parlando dell'evento che hai fatto? Sì cara, stavo dicendo dell'incontro con questi ragazzi alla casa famiglia, che è stato veramente molto molto bello, bello da ripetere, e ne faremo un altro incontro dove realizzeremo insieme il gelato fatto in casa. Grazie Ermelinda, io mentre parlo dico altre cose, rispondo.
Ciao Gianni, buonasera! Guardate, sta iniziando a diventare un po' più corposo. Tu mi dici che sono bella. Ballando sulla stessa mattonella. Ascoliamo, mamma mia, con un caldo esagerato. Chi mi diceva 40 gradi? Ah, in Sardegna, Teresa, oggi molto caldo. Ma anche qui, mamma mia, che brutta cosa, in spiaggia non si respirava. Solo il corallo, ti piace? Bello, vero? Bellissimo. Lentamente, guancia guancia, io ti dico. Ti piace Maria? Il rosso? Io amo il rosso, amo il turchese. Francesco, buonasera, lo so che adesso ci sei. Buonasera Francesco, a te e a tutte le tue amicizie, i tuoi amici. Francesco Parascandola, buonasera, un abbraccio. Anna, ciao, ci sei anche tu. Allora, sta quasi per essere pronta la nostra crema, così poi dopo la lasciamo raffreddare, prendiamo quella già pronta e inciuciamo queste delizie di sfoglia insieme. Maria, salutiamo! Ciao! Maria è appena tornata da una comunione, sta tutta scocciata, tutta stanca. Allora, guardate, è quasi quasi pronta. Stasera mi butto con te e faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Sì Maria, mi rosso anche tu, ecco qua, quasi pronto. Mescolate sempre velocemente, così evitiamo i grumi. Tu guardavi tutte le nonne, io credevo invece che... Ho deciso che mi butterò e qualche cosa combinerò. Pronta! Guardate, inizia a sbuffare. Vedete? Opla, è pronta. Diamo una bella mescolata forte, forte, forte. Ecco qua. Pronta! Sì, Francesco! Vedete? Allora, questa è pronta, io sto gocciolando, signore Bella, ma che caldo. Aspettate che prendo una ciotola e mettiamo dentro, ecco qua, ho ripulito quella che ho utilizzato, così, eccola qua. Mettiamoci la crema, guardate com'è corposa, vedete? Non si è neppure attaccata sul fondo, vedete? Poi adesso andiamo a mettere una pellicola a contatto. Voi sapete che io invece della pellicola può fare sembra ambress, perché la pellicola è tira e molle, se ne viene non si mette bene. Io prendo una semplice bustina di queste qui, che sono le bustine per alimenti, e vado a coprire a contatto su. Sembra pellicole, quindi non vi preoccupate che non si forma la crosticina. E lasciamola raffreddare. Ah, e mo veniamo a noi. Allora, Rita, fa molto caldo, sì, poi si devono mettere nel frigo, aspetta, che prima di... Sì, tesoro, mettere nel frigo, perché tu altrimenti non troverai niente. Maria, saltiamola, non trovi niente. Ciao Carmela, Pasquina, ciao. Allora, queste sono le sfoglie, mi raccomando, quando andate a tagliare con un bicchiere, con un coppapasta questi cerchi, andate a bucherellarli, va bene? Con i lembi della forchetta, così non si gonfieranno, perché a noi non servono che si gonfiano, no? A noi servono questi dischetti così sottili, va bene? Allora, a questo punto che facciamo? Li andiamo a farcire e prendiamo la nostra crema. Ciao Maria Vincenza, buonasera! Ah, sono troppe! Allora, ecco qui, la crema è già pronta nel sac à poche e andiamo a farci. Prendiamo il nostro piatto blu mare questa volta,
Ecco qua, vediamo un attimo ad asciugarlo perché io ci faccio sempre una passatina sempre d'acqua sotto l'acqua corrente, anche se sono umidi, però ce la facciamo. Opla! A questo punto prendiamo i tagli e quali, i gemelli più o meno, e li andiamo a farcire. Ciao Giovanna! Enza, ci sei anche tu! Prendiamo e andiamo a farcire. Bene bene, mi raccomando. Copriamo. Ecco qua. Farcitevi bene bene. Tutti belli belli così. Vedete? Troppo caldo. Però poi ci lamentiamo, fino a mo pioveva, poi così, poi colà, meglio il caldo, meglio. Poi ci vuole. Diceva mia nonna, i 40 giorni di caldo, i 40 giorni di freddo li deve sempre fare come tempo. Il tempo è stato sempre questo e sempre questo sarà. Mo o si anticipa o si posticipa l'estate, è sempre così. Meravigliose queste canzoni. Quando caliente il sol va che la playa. Ecco qua, facciamo anche questo. Tanto ne ho fatte poche, ma giusto per farvi vedere. Cercare me ves tu palpitar. Ultima. Ma quanto è profumosa questa crema. Aspettate che adesso vi saluto. Ciao Teresa, Marica, ci sei anche tu. Ecco qua. Belli, ciao, grazie cara Rita. Ma dopo raffreddata, poi frigo, sì. Mi metto pure io nel frigo, Rita. Allora. Diversamente vado a metterci un fiorellino che ho trovato, fiorellino sempre commestibile, ma tu mangi non ingrassi, come non ingrasso, sotto i raggi del sole, come non mangio, mangio ingrasso, guardate come sono belli questi fiorellini. E le andiamo a inciuciare qui sopra, quindi dalla semplicità facciamo sempre qualcosa di carino, eh? A due passi dal mare. Ecco qua. E questo è rimasto da solo, figlio unico di madre, e dove lo mettiamo al centro qua per decorare. Dolcissime,
un profumo di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa. Ecco qua! E andiamo a decorare pure qualche fettina di limone. Aspettate. Tornerà di nuovo pallido. Facciamo così, giusto per decorare. Ah, abbronzatissima. Facciamo giusto così. Mamma mia. E che cos'è? Un forno crematorio. Ciao Gianni! Gianni Bonora! Buonasera anche a te! Ecco qua, togliamoci questo qui. E le nostre delizie al limone di sfoglia sono pronte. Guardate quando sono carine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amore, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Ciao Carmelina! Patrizia! Non potrò dimenticare. Condividete la diretta, guardate come sono bello. Mi metto così, così le vedete meglio, perché non ci sono i commenti qui. Guardate. Belle belle. Allora, cosa voglio dirvi? Non mi lasciate, perché vi devo dire una cosa importantissima. Allora, non ci vediamo giovedì per la diretta, perché giovedì sono ospite in una meravigliosa location che non è più a Procida, ma è sul lago d'Averno, presso il giardino dei Templari. Lì ci sarà una bellissima festa party anni 70, ci sarà tanta bella musica, tanta bella gente, ci sarò io con una cena buffet, e preparerò una cena buffet per tutti voi, con dei prodotti meravigliosi biologici coltivati presso il giardino dei Templari. Quindi mi raccomando, se volete partecipare al party, conoscermi di persona, chi è del posto, chi è vicino, perché c'è il parcheggio, c'è tutto, poi vi ho lasciato già nelle storie il link, cliccate su e potete chiedere info e potete contattare per le informazioni il giardino dei Templari. Va bene? Quindi, grazie Francesca, chi vorrà partecipare a questo meraviglioso party e vorrà anche conoscermi di persona, io sarò lì dalle 19.30 fino a notte inoltrata. Vi aspettiamo, vi aspetto, mi raccomando, non mi lasciate sola, chi è del posto ci possiamo finalmente incontrare, va bene? Quindi, ciao Elio, ci sei anche tu, Mary, chi vorrà sono lì. Allora, per la diretta salata ci vediamo venerdì, e giovedì vi aspetto sul lago d'Averno al giardino dei Templari. Grazie di cuore a tutti quanti voi, vi aspetto nelle storie come sempre, YouTube, Giallo Zafferano, bla 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 bla, per chi vorrà il mio libro mi può contattare in privato, queste cose già le sapete. Va bene? Vi auguro una buona serata, vi abbraccio tutti, ciao Marica, ciao Melinda, Francesca, grazie Francesca. Va bene, vi abbraccio tutti. Ciao Maria! Ciao! Ciao tesorucci, che dire, è sempre un piacere stare con voi. Grazie di cuore!